One Podcast. Le parole sono importanti, sono la forma della nostra civiltà. Chi le usa male, pensa male. In un attimo le parole diventano pietre, poi possono diventare pugni e all'estremo persino pallottole. Chi governa, chi fa politica, chi ha responsabilità istituzionale, ha il dovere della misura e del rispetto. Oggi, purtroppo, in questa Italia, questo non succede. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. Forse, io dico sempre, sono vissuta in vano, dato che per 30 anni sono andata nelle scuole quando sono stata in grado di raccontare quello che mi era successo, quello che era successo a tante persone, e ritrovarmi a 93 e mezzo, quasi 94 anni, a sentirmi dire: stai attenta, perché tu fai la tua vita normale, stai a casa, non andare. Io sono attiva, mi piace vivere, mi piace stare con le mie amiche, con i miei amici, ho tante passioni. Dovrei stare a casa, aspettare che qualcuno venisse a ammazzarmi. Beh, no. Ricevo minacce pazzesche che ho ignorato per anni, perché il silenzio mi sembrava la cosa migliore, anzi, a dire la verità, penso anche adesso che il silenzio sarebbe stato. E io mi preoccupo di questi odiatori, perché io sono una mamma, una nonna, ma questi odiatori hanno dei problemi gravissimi, per cui più degli odiati dovrebbero essere veramente protetti gli odiatori, dovrebbero essere curati da delle equipe di medici di cui invece non si parla. L'avete sentita? La signora che parla in questo audio è Liliana Segre. Donna immensa, sopravvissuta all'orrore della Shoah, che testimonia da anni che cosa è stato quell'abisso. È appena intervenuta al memoriale della Shoah di Milano e ha raccontato quello che avete sentito, che fa accapponare la pelle. Ricevo messaggi d'odio continui, terribili, e li riceve perché è ebrea. E qui nel nostro paese, non da oggi bisogna dire, c'è un pezzo di Italia, e in particolare un pezzo di destra, che non ama gli ebrei. E questo pezzo di Italia e di destra, purtroppo, in questo momento soprattutto, dilaga sui social e fa debordare attraverso quella tavola calda per antropofagi tutto l'odio, il rancore e il risentimento di cui è possibile, di cui è capace e di cui sono vittima le persone più straordinarie, quelle che hanno potuto raccontare, che dovrebbero e speriamo potranno continuare a farlo alle giovani generazioni, che cosa è stata la mostruosità del Novecento, perché questo non possa più accadere. Ma sono persone che da un pezzo appunto di questo paese non vengono amate, e c'è una destra che non ama neanche gli scrittori, gli intellettuali, una destra che infatti in questi giorni in campagna elettorale fa persino manifesti di propaganda in vista delle elezioni europee, che quegli scrittori e quegli intellettuali li mette alla gogna. Li avete visti tutti, certi manifesti, quelli fatti da Atreju, proprio per le prossime elezioni europee del 9 di giugno. Sono manifesti che ritraggono in foto alcuni dei più importanti intellettuali o giornalisti di questo paese: Antonio Scurati, Fabio Fazio, Lilli Gruber, Luciana Littizzetto, Roberto Saviano. Ebbene, sotto la loro foto c'è scritto: anche se ci rimane male, tu vota Giorgia, tu scrivi Giorgia. Dunque, un cartellone enorme dove appare la faccia di ciascuno di queste personalità del nostro paese, della cultura e dello spettacolo del nostro paese, e sotto la scritta: anche se lui ci rimane male, anche se lei ci rimane male, tu scrivi Giorgia. Poi ci sono le denunce penali, quelle di nuovo contro Roberto Saviano, contro gli stessi scrittori, contro gli storici come Luciano Canfora. Poi ci sono le censure. E poi c'è Stefano Massini, un altro grande intellettuale italiano, al quale è appena accaduto un fatto gravissimo. Massini, a Torino, per il Salone del Libro, presentava il suo testo teatrale, che ha appena riscritto. Si intitola Mein Kampf.
In questo testo Massini ha raccontato, di fronte a una platea immensa che popolava il salone, il manifesto politico dell'uomo simbolo del male della storia, il Mein Kampf, appunto il libro proibito, la summa psicologica e ideologica di una mente sadica, forse malata, ma lucidissima nell'inseguire i suoi demoni e nel perseguire i suoi piani. Il feroce distillato della religione nazista, tra l'odio, l'orrore, il culto dell'io e l'esaltazione della massa. Massini in quel testo ha raccontato come tutto cominci dalle parole, perché le parole sono fatti, come dicevamo in apertura di questo nostro ragionamento, e nella farneticazione hitleriana fatti e parole precipitano insieme nel prologo dal quale tutto ha avuto inizio, il rogo di 25.000 libri, in una serata del maggio del 1933. Thomas Mann fugge di casa, Bertolt Brecht diventa un latitante, Stefan Zweig si suicida. Scrittori e intellettuali diventano appestati. È l'ora di una nuova egemonia culturale. Vi ricorda qualcosa questa formula? Però è agli albori del secolo breve che bisogna tornare, all'adolescenza del tiranno. Il giovane Adolf impara presto a odiare l'ordinaria nullità di vite come quella di suo padre, ossessionato dalla paga fissa. A Vienna nel 1909, un pieno collasso imperiale vede chiara la decadenza incontrollata che fa di un popolo una cozzaglia di dormienti, la disperazione delle masse e la solidarietà tra gli schiavi, il vuoto derelitto di una borghesia falsissima, persa tra cipia e sorrisi. Si chiede dove è finita la gloria naturale di essere tedeschi. A Monaco poi, nel 1912, il giovane Adolf trova finalmente il capro espiatorio che cercava, il parassita annidato nelle nostre viscere, lo chiama così nel testo teatrale che Massini ci riporta, quel parassita che si prende lo Stato e l'industria. E qui, come in una Schindler lista, al contrario, Massini fa scandire al suo Hitler sulfureo un primo elenco di 37 parassiti, i Moses, i David, i Goldman, i Rothschild, i Lubitsch, i Libeskind. Non pronuncia nemmeno la parola ebrei, lo stigma che 30 anni più tardi costerà la vita e il forno crematorio a 6 milioni di loro, ma è sicuro che non sono come noi, quindi è quella la cancrena. Ebbene, questo è stato il racconto di Massini che ci ha fatto capire che le intuizioni hitleriane di ieri sono molto simili a quelle che intossicano il nostro oggi. Al Salone del Libro Massini spiegava tutto questo, cioè il potenziale racchiuso nella rabbia del cittadino impoverito, dimenticato, escluso, l'energia attrattiva del capro espiatorio, il giudeo, lo zingaro, l'omosessuale, il diverso, lo straniero, l'impatto di una comunicazione semplice, elementare, quasi infantile, perché la massa è per definizione bambina. E poi il rancore sociale, il dolore esistenziale come inesauribile capitale politico, la perfetta sovrapposizione tra la politica e la propaganda. Cos'altro c'è da aggiungere che non ci parli di noi, qui ed ora? È come non vedere quanto il populismo contemporaneo peschi nello stesso mare di disagi, quanto il sovranismo attinga tuttora allo spaesamento indotto da istituzioni apolidi e irresponsabili, quanto le nuove leadership autocratiche investano sul livore dei forgotten men che vagano nei non luoghi della società globalizzata, e infine quanto le destre scommettano sulla ringhiosa revanche di un consenso carpito con l'infamia xenofoba dei porti chiusi e con l'inganno della triade posticcia Dio, patria e famiglia. Per fortuna non c'è un Hitler all'orizzonte, ha spiegato Massini, ma nell'ignavia della nostra fatica democratica vediamo crescere il fascino perverso dell'illiberalismo, mentre nell'eclissi dei partiti e dei parlamenti si insinua il virus dell'autoritarismo. Ebbene, mentre Massini spiegava tutto questo, durante la sua presentazione è stato interrotto più e più volte da un uomo in platea che protestava perché nel dibattito non c'era il contraddittorio, come se ci volesse un altro scrittore sul palco che prendesse le parti di Hitler. Quell'uomo ha protestato a lungo, attaccando gli ebrei, giustificando in qualche modo il nazifascismo. Alla fine del dibattito, quell'uomo ha aggredito Massini, lo ha preso per il bavero della giacca, nello stupore generale e nell'assenza di un servizio d'ordine. Un matto, direte voi, può darsi, come sono matti tutti gli odiatori di Liliana Segre. Ma proprio perché l'Italia, questa Italia di oggi, è così piena di matti, che non si vergognano più di esserlo, il potere politico ha il dovere di
tutelare gli intellettuali, non di attaccarli, irriderli, delegittimarli e persino metterli all'indice, cioè nel mirino. Non c'è il fascismo oggi, ma quello di ieri è iniziato così. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini. Una produzione, One Podcast.